Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Medicina. Grazie, grazie ancora per questo successo straordinario. L'audience aumenta inesorabilmente, la gente mi ferma per strada e mi dice veramente tanti complimenti a voi ragazzi. Ma la vogliono che sta vicino a voi, Paola, Paola Mercurio, quello veramente è il pilastro di Medicina. Paolina, come se facesse senza Paolina? Guarda il Paolo, ammagulata. Anni 70. Guardate come sta. Stasera ruggisco, amici. Sono una pantera, sono il mio padre. Pantera. Coccodrillo. Ma che hai fatto? Buonasera. Ma che hai fatto? Si capite, devi dirci un selvaggio. Tutta selvaggia. Hai visto che Wanky Song ha detto che non gli piacciono le brave ragazze, le donne selvagge. Allora eccomi. Aggressive. Per giustificare i compensi che chiaramente largisce, ho dovuto andare in linea con quello che a lui piace. Piace a donna aggressiva, io sono aggressiva, sono dolce. Ma volete voi casalinga sono. Ma diciamo la verità, diciamo la verità, che quando a te ti hanno chiesto, hanno detto: senti Paolo, ci fai sentire Leopardi? Tu hai detto: no, Leopardi non ve lo posso far sentire, ve li faccio vedere, però. Facci vedere. Ecco qua, ti faccio vedere lì. Questo è il mio Leopardi, il vostro com'è? Va bene, giovedì è l'ultimo giorno della settimana per noi, perché sapete che noi andiamo in onda lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Oggi è 3, numero perfetto, 1, 2, 3, noi siamo 3 del giorno 3, che coincidenza. Guardate che bavanzano, la mente occulta. Apriamo alla grande. Apriamo subito con questo video che sta spopolando su web, però, come si suol dire. Web spopola, ma anche spopola pure in televisione, ma poi nelle frigoriferi si vede pure questa cosa. Aria lavatrice, ha rapito la lavatrice, puff. Alan e Lino con Totò. Vai, ogni volta che vedo questo video, hai capito? Poi uno si infervola, il sangue, capito? Sale, diventa aggressiva, diventa. Bravo, diventa aggressiva. E chi si sabbatto? E chi sabbatto? Sabbatto, no, sabbatto De Luca. No, ma De Luca, no. Samosci De Luca. Ma De Luca, no. Come dicevo mio amico. Che dice? Crei. Una cosa. Voglio dire, una cosa su, a te, carissimo Orsato. Orsato. Tu che non ce l'ho con te, perché se tu ci facevi vincere all'Inter, noi alla Fiorentina, pure quell'altro che ha squalificato a Coulibaly. Ma tu sei un razzista, ma come ha squalificato a Coulibaly? Mazzoleni. Ma io dopo Coulibaly non fa Mazzoleni a te. Tu razzista che hai squalificato, che Coulibaly si era bianco, tu non lo squalificato. Bravo. Perché tu Mazzoleni poi sei andato a vedere la VAR. Non si è andato a vedere, si è andato a vedere la VAR di Coulibaly e non si è. Coulibaly andato a vedere la perché inizialmente aveva dato il, era meglio che ci davi il rigore. Meglio rigore. Vedere la VAR di Coulibaly. Guardone! Ha visto la VAR di Coulibaly. Sapimmo, Mazzoleni! Ha visto la VAR, certo, Mazzoleni che guarda la VAR. Arriva a essere scioccato. Caccialo fuori. Caccialo fuori. Caccialo fuori la VAR di Coulibaly. Certo, caccialo fuori. Che non l'ho visto. Ti caccio fuori perché con questa sulla VAR non, vabbè, è esagerato. Non è regolamentato. No. Allora l'ha cacciato fuori. E dopo questo purpura di stupidaggini. Perdonate! Ha guardato là. Ma tu l'hai mandato, te Luca? L'ho mandato, che la chiesta cosa ci sono mandato. Chi stava combinato a parlare così? Ci dovevi fare vostro. Andiamo avanti, cari amici. Ecco, basta parlare del Napoli. Ma diciamo che a questo punto. Portiamo decisamente. Ma ci dovremmo collegare? Ma con un cantante, chissà se ha mai pensato di dedicare una canzone alla donna maculata. Ma chi? Ma con chi stai parlando? Vogliamo ritornare indietro un'altra volta. No, rewind. Andiamo da Gigione. Grazie Gigione. Dedica. Sì. E a chiappa Paolina. Ci vuole. Lo merita, vestita così lo merita, vestita grazie, così. Grazie, sono lusingata, veramente. Come merita ovviamente tutto, diciamo, la nostra massima attenzione. Massima attenzione. I prodotti della Fiammante. Sani. Paolina. Ma cinese nel senso dell'influenza? Paolina Ammaculata.
Paolina maculatissima, maculatissima, amici. Era proprio solo sul piede di guerra. Ragazzi, ragazzi, adesso è la rubrica A fai bella figura. Che cosa avete scovato di particolare? Abbiamo scovato un cantante che simpatico. Potrebbe essere neomelodico. In realtà, diciamo che non si capisce quello che dice. Che sta dicendo? Ah sì, non si capisce? No, non tanto. Se tu riesci, lo fai sapere. Se riesci a capire una parola, anche amici voi che ci seguite. Vediamo, fatecelo sapere. Poi sulla nostra pagina Facebook, direttamente da Parigi. Mi raccomando, scrivete, secondo me questa canzone diceva questo. Direttamente da Parigi, Christian Michel. Christian Michel, però. Ma voi siete certi che è una canzone napoletana questa? No, io credo che sia arabo. Allora mi rivolgo a tutti coloro magari che abitano proprio in posti dove si parla napoletano stretto. Ma pure se avete afferrato anche solo una frase. Ma non è napoletana, Cristian Michel. Scrivetecelo sulla pagina Made in Cina. Ma non è napoletano, questo è un francese che è nato nel Senegal. No, è chiaro. A me sembrava arabo. Ma fosse chi che è venuto a Napoli che voleva fare l'attentato e che poi hanno arrestato. Sarà ma fosse e chi ne perciò l'hanno arrestata ma no perché voleva fare l'attentato perché anda così certo, si continua così fa una bella figura io volessi dire appunto ma sì vai Puffo fai bella figura fai bella che dici? Non puoi fai bella figura sì vuoi continuare da così va ha ragione il Puffo ti diciamo scappato una cosa. Caro cantante Christian Michel ma tu, noi, tu ce l'hai presente! Abbiamo presente, ragazzi. Sì. Abbiamo presente. Ragazzi, voglio tornare un po' bambina. Qualche anno fa, voglio tornare bambina. Ma tu già lo sei. Quella comicità così semplice, per tutti. Chi non vorrebbe ritornare per tutta bambina? La famiglia, quando c'erano Osic e Okiat. E ci sono ancora, Non vorrei conoscere da vicino questi personaggi. Possibile. Che darei per conoscerli? Ma come fai a conoscere solo personaggi di tanti anni che fa? Che darei? Di fantasia. Non esistono nella realtà. Peccato. Questi qua. Bene, cari amici. Cosa esiste nella realtà? Allora fatemi un esempio di qualcosa che esiste davvero. Concreta. Una cosa che si tocchi con mano. Guarda, devo dirti la verità. Ecco. Adesso noi facciamo un collegamento con il nostro amico Enrico Di Pietro, che è del Palapizza di Frattamaggiore. Ma buono. Perché adesso ci presenta praticamente si chiama la cizzona di Frattamaggiore. Hai saputo di questa cosa? Dopo? Guarda che tu hai saputo che di cosa? Questa cosa? La cizzona di Frattamaggiore. Hai saputo di una rivale? Cosa? No. Una rivale. No, che rivale! Che rivale! La cizzona di Frattamaggiore è una cosa che si mangia. Ma tanti mi scrivono che mi prenderebbero a morsi. Sì, lo so bene. Ah, salvaggia. Però questa è no, lei non è commestibile come questa qua. Colleghiamoci con Palavizza. Voglio proprio vedere questa zizzona di Frattamaggiore. Assolutamente. Vedere ma non toccare. Come salta male? Birbale! Sono pillole di saggezza. Pillole di saggezza. Come cantava l'importante. Perché le vuoi anche tu? Le vuole anche Alan. Vai con Coccobello in farmacia. Non c'è andata, non servono a niente. Non c'è manca la materia. Chiamate il Crick. Chiamate il carattrizio. Ci diamo la puntata. Chiamiamo Wang di Song, va, che è meglio. Wanky Song, meno male che c'è Wanky Song.